detto che è una cosa risaputa, però io veramente non so cosa dirmi. Ne sappiamo poco, molto poco. Se Sì, abbiamo ho visto saputo ieri sera. qualche cartellone dei consiglieri dissidenti, ma non ho visto altro. Cosa hai sentito in queste ore? Che sono in galera, mezzo di lavagna sono in galera. Cosa ne pensa? Perché? Perché non lo so, devo leggere il giornale, ma se non lo trovo come faccio? C'era sentore che potesse succedere? Cosa si parla tra la gente? No, io purtroppo non so niente di queste cose qua. Mi è capitato di andare in discarica nei giorni scorsi perché con il trasloco c'è un sacco di roba da buttare, eccetera, ed ero rimasto veramente impressionato da come fosse male organizzata. E lei ha portato dei materiali ingombranti e quant'altro, come è stato accolto? Ma sono stato accolto da nessuno in realtà, perché c'era uno sgabbiozzo dove mi è stato detto dove andare, punto. Ho potuto scaricare tutto quanto quello che volevo, avrei potuto e altri lo hanno fatto. All'uscita mi era stato detto di lasciare scritto nome e cognome, però non c'era nessuno che controllasse, per cui io potevo essere chiunque. Siamo muti, è una vergogna, non posso dire altro. Un fulmine a ciel sereno o comunque ve l'aspettavate, c'era qualche sentore No, è un fulmine a ciel sereno, senz'altro. Senz'altro magari un errore giudiziario. Al mercato questa mattina di cosa si parla? Cosa vuoi parlare della solita, quello scandalo, chiamiamolo così. È una cosa che quando sono andate su questo era prevedibile, perché attorniarsi di certi personaggi o prima o dopo. È solo la punta di un iceberg, secondo lei c'è qualcos'altro? E ce n'è di dietro, ho l'impressione. Cosa bolliva in ventola? Cosa bolliva? Tutte le malefatte che hanno fatto. Piano piano vedremo cosa esce fuori. Se lo aspettava comunque la città di quello che poi è successo. È una cosa così grande, no? Siamo rimasti un po' tutti sconcertati. C'è delle cose che non c'entrano niente. Ad esempio le spiagge, cosa c'entrano? Che me lo spieghino.